Vai Stefano, pompa Stefano. Bello chiaro, eh? Bel pesce, 1,50 m. Niente di esagerato. Lo slamiamo, foto di rito e via libero. Ragazzi, mentre preparavamo un terminale per la canna, l'ultima canna da calare a pietra, ci è partita la prima canna che abbiamo calato sotto il punte in un rigiro d'acqua. Non è un pesciotto enorme, sarà 1,50 m, forse pure meno, però ha combattuto veramente alla grande. Ci facciamo giusto due foto per ricordo e vado a rilasciarlo, stai calmo. Bel pesciotto comunque, in forma e con tanta forza. È arrivato il momento più bello, quello del rilascio. Lo facciamo riprendere un pochino. Ci sei? Che bellezza. Se ne va. Eccolo che se ne va. Ciao splendore. E grazie per questo bellissimo combattimento. Ci siamo, ricaliamo immediatamente la canna e vediamo se riusciamo a finire questo terminale e calare la terza canna a pietra. Adesso stiamo andando a calare la terza ed ultima canna, questa la caleremo a pietra in un rigido d'acqua. Ho visto saltare molti pesci in questa zona, quindi potrebbe essere un buon punto di alimentazione per i siluri. Ok, devo mettere qua in mezzo, vedi? Qua. Sì, giusto? Vado? Sei convinto qua in queste bollate? Vai, va. Qui sta la... Non avrei... Ah, no, non è qua. Mamma mia! Dai, dai! Serve una mano? Dai, dai.
Vai Stefano, dai. Vai, va. Bello? Bello, bello. Ti devo aiutare? Non è 2 metri, ma... Guarda che faccio. Guarda. Mamma che pesce! Eccolo! Mamma mia. Big! Big fish! Vai! Big fish! Bravo! Mamma mia! Grande! Che testone! Ragazzi, mentre preparavamo la cena, anzi Simone mi preparava la cena, è partita la canna centrale e non si è capito niente. Panico ragazzi, la frizione urlava, il mulinello mi chiedeva pietà ed è uscito veramente un bel pesce. Simone mi ha preparato la cena, ricetta tipica del nostro paese. Prima mangia il pesce. E poi mangiamo noi, sempre. Oh. Grande Simon. Chiudilo un po', chiudilo un po'. Mamma mia, che sta succedendo in acqua. Come posso fare per passare da là? Chi ti ha detto che dovevi scendere qua? Vai a stare sul gomone. Ma questo è grande, eh? Bel pesce Simo, bel pesce. Il tuo primo siluro, vedi che pesce che hai fatto Simo. Occhio solo all'ancoretta al gommone, eh. Che schiena. Questa è bella. Madonna, madonna. Ancora nello stacco. Ci sono big fish anche questo, dai grande Simo, grande Simo, il tuo primo big, dai, complimenti ragazzi, non ci crederete, ne abbiamo preso un altro più grande. Inquadrami. Più grande l'ha preso Simone. È solo un gioco che dura troppo poco. Ci tocchi sa fluyoko. Ancora un altro big. L'Eurit sta big, big. Altro big. Dai. Ehi, hey, yes. Dai ragazzi, dai. Dai. Ragazzi, siamo sporchissimi, sudatissimi,
ce l'abbiamo fatta finalmente dopo una stagione caldissima, fiumi ridotti al minimo. La prima pina che abbiamo sfruttato insieme a Simone si è rilevata quella giusta, stanno uscendo pesci magnifici. È da stamattina che abbiamo partenze, abbiamo avuto 8 partenze e 3 pesci solamente siamo riusciti a portarli a riva. Gli altri, da come abbiamo potuto capire, erano pesciotti, però questi 3 che siamo riusciti a portare a riva sono veramente dei pesci magnifici. Abbiamo un'ultima esca a disposizione, oltre le 2 canne che abbiamo ancora breccato, e vado a regalarla e forse spero di riuscire a mangiare, perché in un'ora non si è capito niente. Vado! Vieni Simone, vieni qua, Simone, vieni qua, vieni qua. Bello? Bel pesce anche questo. Ecco. Ha fatto una manciata lentissima, stranissima. Pisciamo. Un po' più piccolino degli altri. Bello.
bel tessere anche questo. Uff. Adesso ragazzi non abbiamo più esca, abbiamo solo le due canne che sono rimaste breccate, anzi una break e una pietra. Ci rimettiamo in tenda e domani facciamo le foto di rito. Buonanotte, a domani. Qualsiasi animale che ci fa di